Come vi anticipavo, siamo in compagnia del nostro primo ospite di oggi. È collegato con noi il dottore e ricercatore foggiano Nicola Marino, presidente di Ion Foundation, che è stato uno dei protagonisti della Longevity Week, del forum appunto dedicato alla longevità. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per la disponibilità che ci concede stamattina per andare ad esplorare, ad approfondire uno dei temi che ci sta più caro, quello legato alla longevità, che è appunto magari strettamente connesso anche alla terza età, quindi riguarda le persone a noi più care, i nostri genitori, i nostri nonni. Che cos'è questo forum della longevità? Beh, il Forum della Longevità ormai è un evento internazionale basato su Londra, organizzato dal Longevity Forum, per l'appunto, il quale tende ad introdurre il tema della longevità sotto più punti di vista, in particolar modo quindi un approccio interdisciplinare che non va solamente dalla ricerca medico-scientifica, sanitari, economici, finanziari, sociali e infine di policy. Molto bene, quest'anno all'interno del forum c'è stata, come di consueto, la Longevity Week. Qual è la particolarità, ecco, di questa settimana? Beh, la settimana della Longevity Week ha il fine proprio di avere e di fornire a tutti gli ascoltatori partecipanti dell'evento una visione interdisciplinare e basata sull'evidenza scientifica, appunto sui nuovi sviluppi socio-economico-sanitari e quindi medico-scientifici attorno al tema della longevità. Longevità, è importante sottolinearlo, non deve essere declinata esclusivamente in termini di approccio a quello che è l'invecchiamento attivo, bensì è il fine ultimo della longevità in termini di settore di ricerca medico-scientifica, è quello di iniziare una vita al pieno delle proprie capacità psicofisiche e concedere quella che è una progressione di tali capacità sino al termine del percorso di vita. Quindi, se vogliamo, è ridurre il periodo vissuto in fragilità, in morbidità, quindi in presenza di patologie multiple, e concedere una vita a pieno delle proprie capacità psicofisiche. Quindi non l'estensione della vita, ma qualificare la vita. E questo è un tema molto interessante, direi molto importante, soprattutto se consideriamo che l'Italia è uno dei paesi con il maggior numero di persone adulte al mondo, se non ricordo male, secondo solo al Giappone. E i trend che riguardano appunto i dati anagrafici della nostra popolazione ci portano a pensare che saranno sempre di più le persone anziane, per cui il tema diventa di notevole importanza, come detto. Come la tua fondazione appunto si impegna quotidianamente in questa direzione? Quali sono gli obiettivi che vi siete dati e quali sono i progetti a cui state lavorando? Beh, diciamo che l'aspetto in particolar modo nel nostro paese, la Fondazione ha una vocazione internazionale, è basata su Bruxelles, ma si focalizza molto sulle attività italiane. Per quale motivo? Come detto poc'anzi, l'Italia è il paese che vede un invecchiamento della sua popolazione, un trend progressivo che è iniziato già da metà dello scorso secolo ed è inesorabile, se vogliamo. Gli ultimi dati ISTAT lo dicono in maniera molto chiara, siamo rispetto all'unità d'Italia il momento in cui il tasso di fertilità è il più basso. Vediamo un aumento, nonostante appunto l'aumento dei decessi durante il periodo Covid, un aumento degli ultracentenari, siamo a 120.000 circa, e individuiamo quindi una età media della popolazione che tende ad avanzare. L'obiettivo in questo caso è quindi individuare quelli che sono i trend demografici, correlarli poi ai trend epidemiologici. Che significa? Significa individuare quello che può essere a causa dell'invecchiamento della popolazione
l'aumento di alcune patologie, dell'incidenza di alcune patologie nel prossimo periodo. E quindi viviamo prevalentemente patologie in aumento cardiovascolari, patologie dismetaboliche come diabete mellito di tipo 2, patologie neoplastiche e patologie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson e in particolar modo in generale le condizioni di demenza. Questo dobbiamo noi prevenirlo. Lo si previene non solo a livello individuale, qui lo scopo della fondazione, attività di tipo individuale, quindi promuovere attività dal punto di vista congressuale di consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano, sia esso attività fisica, stile di vita nutrizionale, ma ancora il sonno, lo stress, le relazioni sociali, ma ancora dal punto di vista sociale, quindi l'importanza di una condivisione dell'individuo con l'ambiente in ottica One Health, e infine poi quello del punto di vista, la scala, se vogliamo, di popolazione. Quindi l'adozione di nuove politiche in materia di longevità che ci permettono di proseguire il percorso della nostra vita appieno delle nostre capacità psicofisiche e promuoverlo attraverso politiche di promozione appunto della salute. Grazie dottore. Quanto vedi oggi le nostre città, il nostro paese attento a questa fascia della popolazione sempre più numerosa e in termini appunto di quantità e qualità di servizi? E che cosa secondo te si potrebbe fare per segnare un ulteriore miglioramento in tal senso? Beh, noi crediamo che l'azione più importante avvenga dal punto di vista individuale, quindi la consapevolezza e ancora una volta la promozione della salute dal punto di vista della riduzione del consumo di fumo, la riduzione del consumo di alcol, ma ancora migliorare lo stile di vita nutrizionale dal punto di vista di una dieta pesco-mediterranea associata ovviamente con la promozione e la sopra appunto visione dal punto di vista di un professionista sanitario, protocolli anche di digiuno intermittente, restrizione calorica, ma ancora attività fisica dal punto di vista quindi individuale, ad alta intensità, aerobica, di forza, e ancora poi la promozione del sonno. Quindi quello che il messaggio molto semplice è che oggi i professionisti sanitari in maniera interdisciplinare possono personalizzare i protocolli di salute e di stile di vita dal punto di vista personale, come mai prima, anche grazie all'uso di dispositivi digitali. Ma è chiaro che questa consapevolezza si crea poi attraverso una consapevolezza individuale, si crea attraverso una consapevolezza sociale e quindi la promozione nelle scuole di stili di vita sani, la promozione di attività di awareness, quindi di alfabetizzazione alla longevità, assieme anche ai genitori, prevalentemente nei borghi, caratteristica fondamentale del nostro paese, quindi promuovere anche un elemento di aggregazione sociale in quei paesi che vedono un tasso di presenza di anziani molto alto e quindi in particolar modo poi anche a livello dei grandi centri la riduzione di quello che è l'inquinamento ambientale che può impattare in termini di ambiente quindi anche sull'individuo e sulla salute a lungo termine. Dottor Marino, io sono veramente felice di aver fatto due chiacchiere con lei stamattina e ringrazio la regia che tra l'altro ci ricordava che la rivista internazionale Forbes l'ha segnalata tra i 100 leader del futuro in Italia, per cui cerchiamo di cogliere i tuoi suggerimenti. Mi piace moltissimo l'approccio ecco, individuale allo stare bene, allo stare meglio, perché ha perfettamente ragione, il primo passo deve essere il nostro. Tante volte ci aspettiamo sempre dagli altri, dal mondo esterno, la soluzione ai nostri problemi, ma il dottor Marino ci ha spiegato benissimo che con delle piccole, buone pratiche quotidiane possiamo senza dubbio migliorare la nostra vita. Dottore, io quindi Grazie. Dottore, quindi la ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi stamattina, prodigo di così tanti buoni consigli e mi auguro di ritrovarla anche in futuro. Grazie a voi, buona giornata e grazie per l'invito.